Rieccoci in diretta dal Salone del Risparmio, questa seconda giornata della decima edizione del Salone, tra l'altro insomma, edizione con numerose conferenze e speaker provenienti da tutto il mondo. Abbiamo qui anche un importante ospite, Elena Bossola di Edmondero Shield, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi e buongiorno a tutti. Allora, facciamo un po' un outlook rispetto ai mercati, visto insomma la situazione particolarmente sempre in via di sviluppo. Qual è il vostro outlook? Ma allora, stiamo vedendo sui mercati una situazione molto particolare, perché sostanzialmente stiamo vedendo tutti i mercati azionari dall'inizio dell'anno con una crescita a doppia cifra, ma con fondamentali sostanzialmente in peggioramento, perché se andiamo a vedere i fondamentali dell'economia abbiamo i margini di profitto in contrazione, revisioni a ribasso di crescita degli utili, abbiamo incertezze sul lato geopolitico, ma come dicevo abbiamo mercati che stanno crescendo con una grande euforia. Questo rally fondamentalmente è stato guidato dalle banche centrali, cioè dalla politica più accomodante delle banche centrali. Gli investitori sembrano aver dimenticato l'avversione al rischio, che è ai minimi, e in generale anche i posizionamenti sulla volatilità sono corti, segno che c'è una grande fiducia. Questo per noi è un segnale di cautela, nel senso che sebbene rimaniamo positivi come outlook per tutto il 2019, riteniamo che questo rally sia stato un po' troppo veloce e quindi nel breve siamo un po' cauti sul mercato azionario. Ha citato il ruolo delle banche centrali, in particolar modo quello della Federal Reserve è sicuramente attenzionato rispetto a quelli che potranno essere gli esiti. Qual è la vostra view a riguardo? Allora, la Fed sicuramente è al centro della nostra attenzione e dell'attenzione degli investitori in generale, perché se andiamo a vedere la curva dei tassi americana si è invertita dopo la riunione della Fed del 20 gennaio ed è invertita sulla parte, diciamo, a breve e medio termine, quindi al momento sulla parte 3 mesi 7 anni, addirittura è stata invertita sulla parte 3 mesi 10 anni. Questo perché il mercato ha reagito in questo modo alla politica più accomodante della Fed, quando prezzava in realtà due tagli per quest'anno. Cosa farà la Fed? La Fed farà di tutto per cercare di ripidire nuovamente la curva, perché avere la curva invertita su queste scadenze è un segnale di possibile recessione. Se andiamo a vedere la storia, la recessione ha seguito l'inversione della curva dopo 17 mesi. Quindi la Fed sostanzialmente sta cercando di confortare i mercati che la politica espansiva continuerà anche oltre il 2019 e in questo modo si spera che la curva si normalizzi. Bene, per cui insomma avremo modo ovviamente ancora di più di tenere i riflettori puntati sulla Fed. Grazie ancora Elena per essere stata con noi, non mi resta che appunto lasciare la linea allo studio.